ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Lord of Shadow 2 Castlevania. Naturalmente questo video qua serve un bel commento, un bel mi piace, mi fa molto piacere che ad alcuni di voi la serie sta piacendo. Vi porterò naturalmente altri episodi e cerchiamo di finirla per Natale come serie, perché man mano che andremo avanti mi renderò sempre conto se la serie vi continua a piacere, perché è un gioco un po' particolare. Se non ricordo male, dovevamo affrontare un boss. Eh sì, hai recuperato il potere, usa la spada LB per sottare punti danni. Ok, vedo abbastanza cattivo, eh. Aspetta. Allora, riesco un po' a scansarlo. Quanto ca... Ah, esaiuto la magia del vuoto, ripristina concentrato in combattimento, illumina tutte le rune della barra per... Ok, colpendo i nemici evitando, vabbè. Che cavolo mi ha... Ok, devo stare attento qua. Beccato, è un po' lento, era o sbaglio? Perfetto, una volta concentrati i nemici lasceranno sfere di sangue. Dopo ogni colpo inflitto con successo, ora assorbi le sfere di sangue del contenitore della magia del vuoto. Ok, premi e tieni premuto la levetta di sinistra. Ha sbloccato. Subendo colpi interrompere la concentrazione. Ok. Ah, dovevo saltare. Mannaccia. Bella sta cosa che torni e anche. Vediamo un po'. Ok. No, due volte me lo fa. Oh, porca miseria. Ok, mi sa che ci dobbiamo spostare. È quasi andato. Non l'ho beccato. Ah, mi sa. Spostati. Vai. Ok, vai. Andiamo adesso, vai. Devo stare sempre abbastanza attento, sennò mi perdo. Aia. Che cavolo? Il sangue è vulnerabile, le pietre no. Attacca al sangue. Porca miseria. Però vedo che riesco a stare parecchio in aria. Vediamo un po'. Vai. Di qua, di qua, di qua. No, no, no. Allora, attenzione, perché qua perdiamo sempre. Vai. Mi
Vediamo se ce la faccio. Ok. Credo sia morto stavolta. Ci sono tantissimi comandi. Tantissimi comandi. Ok. Penso di aver recuperato tutto, eh. Sì, hai abbastanza punti esperienza per acquistare una nuova abilità. Allora, abilità. No. Scusate, non mi ricordo. Ricomincia, salta, extra. No. Sì, ho capito. Un momento. Che non mi ricordo. Ok, di qua. Porca miseria. Che cosa potremmo acquisire? Costa 200. Ah, vedi, era andato due volte. Abbiamo arma di base, arma secondaria, potere vampirici. Arma secondaria no, che ci abbiamo? Pugnali a luma no. Siamo sempre arma di base. No, da qua secondo me, vedi. Questa potrei... Ho questo, abilità acquistabili... niente. Abilità poi potenziabili 2 qua invece. Ok, possiamo potenziare... Cosa? Credo tipo questa... Ai 650 abbiamo. Ok. Questa invece spada del vuoto o frusta dell'ombra. Ma vediamo se possiamo potenziare questa qua. Abbiamo 650, quindi costo 500. Che cosa fa? Che colpisce tre volte. Sì. Questa già ce l'abbiamo questa. Livello maestria, sì. Ah, quello è quello del salto che abbiamo sbloccato che mi sono scordato di utilizzare. Potenziamo questa, dai, perché se premo sempre X dovrebbe fare più colpi. Sì, non è male secondo me. Compriamo questa, dai. Abilità ottenuta, quindi adesso tengo 150, quindi non abbiamo più niente. Allora, dovrei andare di là, Qua vedo però... Che c'è qua dentro? Questa è una fonte di energia vicina per pistare l'energia. Ok, sì. Comunque alcune cose mi ricordano tantissimo. Tieni, premi e tieni premuto il pulsante levetta sinistra. Ti sei succhiato tutto? Sì. Questo invece... Ok. Mi ricordano comunque parecchi giochi, parecchi richiami. Mamma mia, quanti ce ne sono. Vabbè. Andiamo, vai vampiro, Che c'è qua a terra? Gemma del vuoto. La luna è l'unica che la cascata può essere congelata per un breve istante. Ah, vedi? Ok, usa la vetta, mira. Ok, deve essere rapido, Perfetto. Qua ci conviene sempre colpire. Quindi ho perso anche una parte dei poteri. Questo cos'è? Avvicinati alla reliquia. Mamma, quanta roba. Ok. Questa non me l'hai rotto. Vai. Lacrime del santo ripristano completamente la vita di Dracula, aumentando temporaneamente il suo valore massimo. Premi e tieni premuto il tasto D per aprire il menu delle reliquie. Ok. Ok, attivala premendo il tasto perfetto, quindi. No, premi giù sul tasto D. Ah, vedi, eccolo qua. Assorbi, possiamo assorbire questa. Ok, lacrime. Ok, l'assorbiamo.
Ma sì, dai, così curiamo. Vabbè. Vediamo poi in combattimento, eh. Se no qua iniziamo a non capire più una mazza. Stiamo andando, qua si rompe. Ma anche no. Questa cosa roba è? Non hai la chiave. Mannaggia. Qua non si scende, no. Allora, dovremmo andare di là. Anche se là vedevo delle cose. No, vale, penso che siano solo delle fiamme, no? Ok. Allora, di qua. Comunque, ambientazione spettacolare, mamma mia. Ok. Fantastico. Sui salti dobbiamo migliorare. Ok. Vai. Eppure non era un buon salto, secondo me, quello. Ricordati che puoi aprire il menu delle reliquie premendo e tenendo premuto il tasto giù. Ok, sì. Mi stai mandando veramente, hai trovato una gemma del vuoto, ottieni 5 per aumentare la sapienza e la magia del vuoto. Fantastico, sì, allora quindi... Ah, ok. Quindi... L'ho presa e l'ho messa. Ok. Quindi così. Mettiamo così, dai. Perché credo di aver capito che in pratica... Ah, vedi, però me l'ha messa adesso, sì. Ok. Vabbè, perfetto, sì. Qualcosa quindi l'abbiamo presa. Devo ritornare un'altra volta là perché a questo punto l'abbiamo beccata la riga. Vabbè. E io ero convinto che... Ok, ero convinto che stessimo andando nella direzione giusta, invece che abbiamo semplicemente becchiato qualcosa, di qua. Dai. Quindi ci conviene ritornare indietro? Sì. Non è che ho ben capito... Dove cavolo mi stai portando? Comunque non fa niente. Sto tornando un'altra volta indietro, perché penso che abbiamo beccato una nuova reliquia di qua. Dobbiamo andare di qua, penso. Sì. Vabbè, non è che abbiamo sbagliato, lo sapete. Cerco sempre di farvi vedere tante cose. Aia. Buono, vedi. Perché è importante girare. Mi piace girare, poi... Ok, vedi, 2 su 3. Là non ci possiamo... Ah no, come? Non ci possiamo entrare? Ah no, c'è il muro. Che è qua? Vabbè, andiamo di qua, vai. Baridi, là c'è la cascata, là penso che ci possiamo salire. Di qua... Pure. Là secondo me c'è qualcosa, eh. Ah no, e ci sta la cosa. No, 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 mi serve una mazza perché praticamente... Ma no, questa sì. Non credo che se attivo... Allora... No, perché c'è la... C'è la gata davanti. Di qua non mi arrampico, vero? No. No, vabbè, chiudi sta cosa, se no si consuma per sempre. Ma quanta roba che ci sta qui. Andiamo di qua, vai. È un incrocio con tantissimi giochi di richiamo. Ma proprio tanti, mamma mia. Allora, qua ho rotto, ma non so se sinceramente ho fatto la cosa giusta, comunque. Provo ad andare di qua. Anche se là secondo me c'era qualcosa, eh.
Magari non lo faccio vedere se abbiamo soltanto perso tempo. Allora, di qua. Eh sì, oh, vedi. Grande. Con questo non so quanto stiamo però, eh. Forse 3. Perché il colore, se non mi sbaglio, è uguale. Sì, infatti. Sapete, sul colore io non metto mai le mani sul fuoco, cioè nel senso non do mai la certezza. Personalmente credo di non avervi mai portato un gioco sul richiamo tipo di Dracula. C'è la Vampire, per esempio. Vabbè, non ci azzecca niente, però. Aia. Forse ci fosse il bloccaggio non sarebbe male, This boy is under my protection. eh? This boy. Quanto è brutto. You're not a lord anymore. Ok. Vediamo se riusciamo a fare la mossa. Allora. No, non era questa. Ok. Per cercare di fare la mossa mi ha becchiato. Non salta. Aia, ancora. Devo stare attento perché la mossa non funziona, o perlomeno. Aia. Ok, l'ho beccato, l'ho beccato. Occhio. Ok, questa era buona, eh. Dai, dai, entra. Attenzione qua che dobbiamo. Vediamo se riesco. Vai. No, ce ne sta ancora un altro. Quanti cavolo ce ne stanno? Qua me la sono giocata male. Ya. Peccami questa che è meglio. Vai. No, ma beccato di spa. Vediamo se la facciamo. Dove cavolo sta, eh? L'avevo beccato, sbaglio. Ancora. Ok, meno male. Potente questo,
John. Yes. He did. Take this. Use it, and I will come. Is this real? Or just a dream? Tutto vero, solo un sogno. Medaglione lupo bianco. Nulla è più forte dell'amore di un padre per il proprio figlio. Ciò vale persino per Dragua. Tormentato dai suoi ricordi, il medaglione non è altro che una rappresentazione fisica di tali ricordi, forgiato da un sentimento profondo che ancora lo lega al suo primogenito e tempato dal rimpianto di avergli provocato un tale destino. Il lupo bianco è il suo simbolo, il suo contrasto tra i due mondi e la sua guida in questo viaggio dal brevetto, dal presente al passato. Ovunque si trova il suo simbolo è possibile richiamarlo. Inventario, abbiamo la mappa di qua. Ok, sciame di pipistrelli, vabbè, sono tutte cose che abbiamo sbloccato. Mappe, cultura, dinastia dei bastoni, oggetti. Questa è la mappa. Missione, azione. Abbiamo 900, quindi penso per cosa la possiamo sbloccare. Azioni base. A scatto, questa è abilità ottenuta. Sì, ce l'abbiamo già. Allora, forza dell'ombra, spara nel vuoto. Allora, possiamo. Questa abbiamo già ottenuta. 750. Possiamo. Costo. Uso nel combattimento per riempire la barra della maestria. Può potenziare questa abilità. Ok, dai, potenziamola, è sempre meglio. Comunque la utilizzo spesso e volentieri. 730. Ci potenziamo anche un pochettino la spada. 5, mamma mia, la spada costa tantissimo potenziarla, Non ce la faccio, 5000, che cavolo potenza. Dobbiamo accumulare parecchie con la spada, che... Qua forse, questo cos'è invece? Usato in combattimento per riempire la barra di maestria. Ok. Ah, con Y. Vabbè, dai. Il resto me le conservo un po', così vediamo magari se possiamo utilizzarla per qualche altra cosa. Che roba è questa? Ci andiamo dentro? Sì. Medaglione. Provo ad avvicinarmi, c'era un punto dove si poteva salire. Sì, ne abbiamo già sbloccate parecchie, ti dico la verità, Vediamo dove ci porta. Porca paletta. I'm back in the real world. Oh. Ok, quindi siamo tornati nel mondo reale. Infatti mi ricordo la parte della cattedrale. Penso proprio di sì.
Vabbè ragazzi, io penso a questa parte la terminiamo qui. Naturalmente quando è stato il video, qua se non su, mi raccomando un bel mi piace. Ci vediamo se nel prossimo video. Bye.